paro paro per come me l'hanno scritto. Benvenuti alla sesta edizione della festa Il Sorriso degli Angeli, anno 2016. Un po' di silenzio, bambini. Bambini, bambini, ci siamo? Un po' di silenzio, che questa è una cosa importante. Un po' di silenzio, dura 5 minuti, premiazione, cose, poi dopo ci ridivertiamo di nuovo. Allora, vi stavo dicendo, benvenuti alla sesta edizione della festa Il Sorriso degli Angeli, anno 2016. La festa è interamente a scopo benefico e ha l'intero ricavato, sarà devoluto alle due associazioni che appoggiano i reparti di neonatologia dell'ospedale di Parma e di Reggio Emilia. Sottolineo che l'intero ricavato sarà devoluto alle due associazioni. L'idea di questa festa nasce per ricordare Cristina e Riccardo, madre e figlio tragicamente scomparsi nel 2009 per complicanze durante il parto. La famiglia da allora ha cercato di provare in qualche modo a superare questo doppio dolore, cercando di aiutare chi ha vissuto esperienze simili. Tutto il ricavato della festa viene destinato pertanto alle due associazioni che lo utilizzeranno come negli anni passati per acquisto di attrezzature ospedaliere per realizzare corsi di formazione e altri importanti progetti. Sottolineiamo inoltre che nel corso degli anni questa festa ha assunto sempre maggiore importanza ed ha raggiunto numeri importanti sia per la partecipazione che per il ricavato. La sua forza e la sua bellezza si evidenziano proprio nella solidarietà e la collaborazione che ha coinvolto le istituzioni, le associazioni di volontariato, gli sponsor e il mondo dello sport. Si ringraziano pertanto tutti coloro che in qualsiasi modo e forma hanno contribuito e partecipato alla realizzazione dell'evento, e ricordiamo con affetto il nostro sindaco Bertani che l'anno scorso era qui presente insieme a noi. A tutte queste persone io rivolgo un grazie e un grande applauso. Forza, fatevi sentire, spellatevi un po' le mani, dai, dai, dai. Grazie anche soprattutto a te dell'evento. Mi sembra tanto cuore in questa manifestazione. Vorrei chiamare qui, per quanto riguarda Colibri e il progetto Pulcino, alcuni rappresentanti. Andiamo per il progetto Pulcino, chiamiamo il professor Gargano Giancarlo. E sta arrivando, un applauso, eccolo qui con noi, eccolo qui con noi, ce l'abbiamo qui. Poi chiamiamo anche, per quanto riguarda appunto Colibri, la presidentessa Tei Daniela e la professoressa Magnani Cinzia. Ecco, qui di fianco a me, insieme a Benedetto. Poi dopo vi faremo fare una bella foto anche con tutti gli ospiti, sempre se tiene buono la batteria del microfono, altrimenti io posso urlare a alta voce, mi sentite ugualmente. Allora, io vi farei dire una breve cosa, che è importante perché va, come era, torniamo a sottolineare, a contribuire a quelle che a volte possono essere, diciamo così, situazioni che per voi sarebbero intricate e non riuscireste, tra virgolette, a, diciamo così, sbrogliare. Allora, passo il microfono al professor, mi perdoni, non ricordo a memoria, Gargano, per quanto riguarda l'associazione Pulcino, ci dica lei due parole. Da parte mia e da parte della neonatologia di Reggio Emilia e del progetto Pulcino, che è l'associazione che ci sostiene, un grazie di cuore per questa manifestazione, per questo veramente atto di generosità che si ripete ormai da tanti anni. È una vicinanza che ci è importante, importante soprattutto perché rende partecipi tutti voi di un mondo particolare, quello proprio della neonatologia e della terapia intensiva neonatale. E quindi un grazie veramente di cuore a tutti quanti svolgono la loro attività, la loro opera proprio per far sì che questi reparti abbiano il successo e soprattutto l'attenzione per i nostri bambini e per le nostre famiglie di bambini. Grazie ancora. Grazie a lei, un applauso al professor Gargano. Passiamo la parola a te, Daniela, dell'associazione Colibri, e dopodiché passerà direttamente il microfono al professore Samagnani. Buonasera, noi volontari dei Colibri siamo mamme che hanno avuto i bambini ricoverati
io nella neonatologia. Da questa nostra esperienza è nato il nostro impegno verso le famiglie e i bambini ricoverati. E noi vi ringraziamo per il sostegno e la solidarietà, perché il vostro contributo è fondamentale per acquisire attrezzature e portare avanti i progetti. Ma vogliamo ringraziare la famiglia D'Angelo e tutti voi anche per la fiducia che continua a onorarci e a darci la forza di andare avanti. Grazie. Io vi ringrazio in nome di tutti i 450 neonati che ogni anno vengono ricavati in neonatologia a Parma e da parte delle loro famiglie, perché grazie a voi noi riusciamo a migliorare l'offerta assistenziale. Quest'anno, per esempio, attraverso l'acquisto del laser, riusciamo finalmente a completare il trattamento della retinopatia del pretermine, che fino ad ora non era possibile. Quindi volevo proprio farvi partecipe dell'importanza che ha la vostra donazione e il fatto di esserci vicini. Grazie ancora. Un ringraziamento allora a queste due associazioni. Purtroppo mi è stato ricordato ora di salutare, ed è il momento giusto secondo me, di ricordare il vice sindaco Leoni, che ringraziamo, che è qui presente. Ringraziamo anche l'assessore Caccia, giusto? Allora, dobbiamo parlare? Allora, interveniamo, cazzo, secondo me è il momento. Chiedo scusa, non sapevo dove stai intervenire. Vice sindaco Leoni, è lei? Piacere, io mi chiamo Francesco Bassi. Allora, vuole dire qualcosa su questa manifestazione? Poi passo direttamente la parola all'assessore Caccia. Grazie, buonasera a tutti. Volevamo solo riprendere dalle parole della presentatore. Quando 6 anni fa ci sono venuti la famiglia D'Angelo, è venuta in comune a chiedere patrocinio e sostegno, abbiamo assolutamente seguito il loro desiderio e per quanto è stato possibile abbiamo contentati e supportati, proprio perché l'attività con questa festa è quella di supportare gli ospedali che hanno precarietà, e quindi insomma ci è piaciuto dare all'iniziativa il giusto sostegno per questo motivo. È cresciuta, oggi c'è sempre più gente, è anche cambiata locazione, hanno avuto il grande coraggio di trasformare un momento di grande dolore in un momento di futuro, quindi è per questo che hanno avuto il nostro sostegno. Grazie. Sì. Buonasera a tutti, io vorrei salutare e ringraziare veramente in maniera infinita a tutti voi, a cominciare dal Circolo Sociale di San Michele Tior, dalla famiglia D'Angelo che veramente si sta spendendo in maniera veramente esaustiva per ricordare purtroppo due persone che non sono più tra noi quest'oggi. Mi fa molto piacere che lo sport sia stato messo al centro di questo progetto, di questa giornata, che deve essere bellissima, secondo me, stupenda per i bambini. Io vi ringrazio ancora a tutti voi e buona serata a tutti. Grazie. Grazie a lei, assessore. A questo punto vi chiedo di darci un pochettino di spazio, chiamando qui accanto a me, possibilmente alla mia sinistra, tutti gli ospiti, quindi Sandro, Luca, tutti qui accanto a me, possibilmente. Vi mettiamo qui, così mettiamo uno per volta a premiare, se ci lasciate un po' di spazio, perché così facciamo passare i bambini di bianco e li facciamo rientrare da quella parte. Quindi attenzione bambini, perché di qua i bambini rientreranno, lasciamo un pochettino di spazio. Ok. Allora. Qui c'è lì. Allora, come? Ok, allora non c'è classifica, quindi stiamo per chiamare qui, dovete passare da qui con calma, bambini, ci siamo bambini, mi ascoltate, scusate, attenzione, bambini, io vi chiamerò, chiamerò la vostra squadra, tutta calma, si alzerà, verrà da questa parte.
che si farà premiare, prenderà la medaglia e la coppa, e da quell'altra parte si va a riaccomodare, ok? Avete capito tutti? Aspetta, avete capito tutti? Ok. Allora, chiamiamo qui e arriviamo qua, fino a quell'altezza qua. Juventus, così si è sentito meglio. La Juventus, qui non mi hanno dato l'anno. Tutta la Juventus. Mi fermo qui, ok? Ok? Fermo lì, ultimo. Rimani tu, dietro di te tutti. Ok. Ok, tutta la Juve. Mi hanno messo un ospite a caso, secondo me, a premiare la Juve. Allora, aspetta, facciamo passare un pochettino, date un po' più di spazio a quelli dietro. Ok? Mettetevi qui. Chiamo qui, così vi facciamo passare. Chiamo qui insieme a me Vincenzo Iaquinta! Un applausone. Ok. È un rappresentante degli allenatori della Juventus, un rappresentante, vorremmo così, gli consegniamo la coppa, presumo, giusto? Allora, Bibi, se volete possiamo, aspettiamo il rappresentante prima, rappresentante qui, ecco qui, Fiorito, è una calciatrice della Parma femminile, se non ricordo male, giusto? Che ruolo giochi? Passino sinistro, aspetta che mi fanno già male le gambe, spero che mi sposti. Ok? A questo punto la foto di rito è stata fatta, i fotografi ci sono, com'è? Da qua, vado. C'è. Ok, scusami, non mi vedevo più, ero perso. Ok, perfetto. 1-1, passate e fatevi consegnare la medaglia, ragazzi. Ci siamo? Attenzione, ok, ci siamo, piano. Andate lì dietro, si può preparare con dietro, andate oltre ragazzi, avanti, anche mettetevi lì in coda, a questo punto chiamiamo siamo ad una manifestazione, tutti comprendono i limiti che possiamo avere, quindi oltre ai miei personali intendo, bravissimi, attenzione ragazzi, faccio il vigile, spostatevi per cortesia, avance, venite avanti, avete detto mettete in mezzo, aspetta, se poi si rompe il filo, c'è quello più corto ancora, dobbiamo andare là, no, aspetta.
Ok, scusate ragazzi, sono cose che purtroppo accadono, dai, mettiamola giù così. Allora chiedo anche ai bambini di avvicinarsi, venite più vicini, venite più vicini. Io rimango da questa parte purtroppo, non posso fare altrimenti. Attenzione al filo, mi raccomando, attenzione al filo, attenzione al filo. Mi raccomando. Allora, chiedo di prepararsi qui al felino, per cortesia qui un rappresentante degli allenatori del felino e il felino calcio, tutte le annate, qui, qui, qui. Rappresentante del felino è qua, sta arrivando pian piano, si si con calma, adesso si raggruppa tutti dietro lui, tutti dietro di te, dietro, 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 dietro. Tutti lì, tutti lì, ok. Come siamo messi con il felino? Ci sono tutti? Tutti gli altri seduti, così diamo l'opportunità di passare. Attenzione a non pestare il filo per cortesia, grazie. Allora, tutti gli altri seduti, il felino, tutti qua. C'è qualcuno che manca del felino in giro? Chiamiamo a premiare il felino calcio il presidente Nevio Scala. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, eccolo qua il presidente, sta arrivando, arriva sempre da dove, dove uno non se l'aspetta, prego, prego presidente, si accomodi lì di fianco a Benedetto, così le fanno le foto di rito insieme al rappresentante di fianco a Benedetto, vada, vada pure presidente. La devi consegnare a lui, guardi, sono i fotografi di qua, guardi i fotografi di qua, bene, 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 bene. Ora consegniamo anche le medaglie ai bimbi, ragazzi, in fila, una per una, di Benedetto gli dai una mano, anche tu, facciamo doppia fila, piano piano in fila, in fila, in fila qui, e si esce di là, si esce di là, si esce di là, di là, di là, di là, di là. Siete di là e date di là e dietro loro, la prendiamo dopo, di qua, di là, di là, di là, di là. Sentiamo se qualcuno ha questa colpina, se l'ho vista. Sbagli un unico. Abbiamo terminato le medaglie qui, com'è? No, stanno arrivando altre medaglie, presidente, per fortuna almeno di più siamo forniti. Ci mancano le batterie per i radiomicrofoni, ma le medaglie le abbiamo, quindi a quel punto via ci arriviamo. Si prepari qui il Carignano, con un rappresentante del Carignano, per cortesia, qua, grazie. Lasciate un po' di aria, soprattutto per i fotografi, altrimenti non riusciamo mica a riprendere, a fare le nostre cose, cortesemente, grazie. Com'è il presidente a mettere le medaglie? Bravo? Bravino, dai, vabbè, vabbè, se la cava, eh? Non si sa mai, presidente, un domani. Adesso appena finito di le medaglie, poi magari un saluto ce lo fa anche, vero presidente? C'ha voglia di dire una cosa volentieri? Ok, ce la facciamo.